Ora vediamo in dettaglio come è definito il momento torcente, quindi il momento di una forza, e il momento angolare, cioè il momento della quantità di moto. Immaginiamo una particella di massa m, quindi un punto materiale che non necessariamente sta ruotando su una circonferenza. Prima avevamo visto dei casi particolari in cui la particella ruotava su una circonferenza. Adesso invece facciamo il caso generale in cui la particella si trova in un certo istante a distanza r da un punto chiamato polo, che è un punto qualunque, scelto in modo arbitrario, scelto un punto O qualsiasi come polo. Questa particella si stia muovendo con una certa velocità in questa direzione, una direzione qualunque, non necessariamente perpendicolare al raggio r, che è quel vettore che unisce il polo con la particella. Quindi una velocità rivolta in una direzione qualsiasi e comunque sempre su questo piano. Quindi se la particella si sta spostando in questa direzione ha anche una quantità di moto data da m per v. E in quel momento la particella subisce anche una forza, anche questa non necessariamente perpendicolare al vettore r, una forza f, che forma un certo angolo alfa con il vettore r, un angolo qualunque. Allora, per definizione, il momento torcente di questa forza f è dato da r vettore f, dove il prodotto vettoriale r vettore f individua un vettore, il momento torcente, che ha la direzione perpendicolare al piano che contiene i due vettori r e f. Quindi, in generale, in matematica, dati due vettori qualunque, il prodotto vettoriale di questi due vettori è un terzo vettore, perciò si chiama prodotto vettoriale, perché ha come risultato un altro vettore. E questo vettore, che è il prodotto vettoriale, ha la direzione perpendicolare al piano che contiene i due vettori, in questo caso r e f. Il piano che contiene i due vettori è questo indicato qua. R e f giacciono su questo piano. E il momento torcente, che è il prodotto vettoriale R tra R e F, è un vettore perpendicolare a questo piano. Per stabilire se è rivolto in alto o in basso, si può utilizzare la prima regola della mano destra, cioè si immagina di far ruotare il vettore R che va in questa direzione qua, e di farlo ruotare fino a diventare il vettore F, cioè di far ruotare questo vettore in questo modo. In questo esempio è una rotazione antioraria e si pongono le dita della mano destra quindi a chiudersi in senso antiorario, perché bisogna immaginare che questo vettore R che punta in questa direzione venga ruotato verso F. Quindi le dita si chiudono in senso antiorario e il pollice va verso l'alto. Il pollice della mano destra indica il verso del prodotto vettoriale, cioè del momento torcente. Una volta stabilita la direzione perpendicolare al piano e il verso di questo momento torcente, con la prima regola della mano destra, in questo caso un verso verso l'alto, poi si passa a definire l'intensità di questo vettore momento torcente, cioè il suo modulo, cioè il suo valore numerico in pratica, che è definito nel caso di prodotto vettoriale dal prodotto dei due moduli R per F, questi sono i due moduli, cioè senza le frecce infatti. Per esempio potrebbe essere un metro per 10 newton, quindi un metro per 10 newton per il seno dell'angolo che formano questi due vettori. L'angolo che formano questi due vettori abbiamo visto che era alfa, un angolo qualunque, e quindi in questo esempio inventato numerico abbiamo che il momento torcente vale un metro per 10 newton per il seno di alfa, per esempio il seno di 30 gradi. L'unità di misura del momento torcente, essendo una distanza per una forza, si misura in newton per metri. Si potrebbe anche dire joule, ma di solito quando si parla di momenti torcenti si lascia newton per metri, non si dice joule. Joule viene riservato per l'energia. Ora vediamo come è definito il momento angolare, o momento della quantità di moto. È definito in modo simile.
solo che invece di utilizzare la forza si utilizza la quantità di moto. Quindi R vettore P, come anche era il momento torcente, anche il momento angolare è un vettore perpendicolare al piano che contiene R e P. In questo disegno è un vettore che è rivolto verso l'alto perché dobbiamo immaginare di prendere R che punta in questa direzione, quindi il primo dei due vettori R, e ruotarlo in senso antiorario verso P. Si mette la mano destra con le dita che si chiudono in questo senso antiorario e il pollice va verso l'alto, quindi stessa regola vista prima, prima regola della mano destra. Quindi L va in alto e il modulo di L, modulo o intensità o valore numerico, si calcola come detto prima, cioè bisogna prendere i due moduli e moltiplicarli tra loro, quindi R e P, quindi R e MV, e moltiplicarli poi per il seno dell'angolo che questi due vettori formano, che è un angolo qui indicato con beta. Anche in questo caso è un angolo qualunque, non è detto che sia 90 gradi. Quindi l'intensità del momento angolare vale R per MV per il seno dell'angolo beta fra questi due vettori. L'unità di misura del momento angolare, siccome seno come anche prima non ha l'unità di misura del momento angolare è la massa per la velocità per il raggio, quindi è chilogrammi per la velocità metri al secondo o per metri. E quindi risulta chilogrammi per metri quadrati al secondo, che non ha un nome specifico, ma si lascia espresso così, chilogrammi per metri quadrati al secondo.